L'idea di un fumetto sulla gioventù di Ibrahimovic è nata un po' per caso, nel senso che io avevo letto la sua autobiografia, che, un po' per passione, insomma, del personaggio, e avevo notato che la prima parte, quella appunto dedicata alla sua giovinezza nel quartiere ghetto di Malmo, fosse un po' trascurata, ovviamente, per lasciare spazio poi alle sue gesta sportive. Invece io trovavo che fosse proprio quella la parte più interessante da raccontare, ho voluto approfondirla. Quando Tito Faraci, il curatore della collana Feltrinelli, mi ha chiesto di, appunto, di far parte della collana e mi ha chiesto un titolo a tematica sportiva perché sapeva che un po' era il mio forte, la mia passione, e ci è venuta l'idea di raccontare quella storia, quindi niente. Mi hanno spedito a Malmo ed alienato tutto, ecco, un po' perché io credo che in quegli anni lì giovanili di Zlatan si racconta una storia che è la storia di tanti, questa è la cosa che più mi interessava, il fatto che non fosse solo una storia sua, ma la storia di tanti ragazzi, figli di immigrati, che cercano la fortuna in un altro paese. E tramite magari il calcio o altri mezzi arrivano a un riscatto sociale per sé e per la propria gente, ecco, diciamo così. Questa era la parte più affascinante di quella storia. Per quanto tempo sono stato a Rosengard? Allora, a Rosengard ci sono stato circa una settimana. Avevamo ritenuto, insomma, appunto con l'editore che fosse quello il tempo minimo necessario per poter raccogliere il materiale che ci occorreva per scrivere la nostra storia. Ed è stata un'esperienza comunque molto bella e sostanzialmente la mattina io raccoglievo il materiale che mi serviva per la storia, quindi facevo interviste, andavo in giro a fare foto, a visitare i luoghi dell'infanzia di Zlatan, e mentre il pomeriggio e la sera, che eravamo molto presto perché era marzo, quindi intorno alle 3:30 del pomeriggio, era già buio, mi chiudevo in stanza a elaborare il materiale, a scrivere la sceneggiatura e buttare giù qualche schizzo. Più o meno, ecco, la mia settimana a Rosengard si è suddivisa così. Il mio viaggio a Rosengard ha in parte cambiato la mia idea sulla Svezia, che avevo della Svezia. Diciamo che i paesi scandinavi li avevo già visitati, non la Svezia. Quindi, insomma, prima di partire mi ero anche documentato su che tipo di realtà avrei trovato, anche cercando su articoli su quotidiani svedesi che ho cercato di tradurre con Google Translate per aiutarmi. E quindi sì, diciamo che ho ritrovato delle cose che immaginavo di trovare, quindi ad esempio che ci sia ad esempio un forte assistenzialismo verso determinate realtà è evidente e mi è stato detto anche appunto da svedesi o da italiani svedesi che ho incontrato sul posto, mentre non conoscevo tutta come dire, una deriva che, come in tutta Europa, si sta espandendo anche in Svezia, legata a una nuova identità nazionale che sfocia però ovviamente nell'intolleranza. Io la Svezia la immaginavo come un paese estremamente tollerante che ha sempre cercato di integrare le persone che venivano da fuori. È ovviamente così, però una deriva di questo tipo che sta avvenendo in Svezia in questi anni non la immaginavo. Ad esempio non immaginavo che ci fosse una parola per identificare, adesso non ricordo, chiedo scusa, per identificare lo svedese tipico, diciamo quello biondo dallo svedese importato, che è una brutta parola però per capirci. Quindi ecco. Alcune di queste cose non le immaginavo, le conosco molto bene in Italia, ma non immaginavo ci fossero anche in Svezia. Se mi sento un graphic journalist,
No, in realtà no, io mi sento un autore di fumetti o di graphic novel che dir si voglia, che sicuramente ha la voglia di raccontare la realtà che sta vivendo attraverso appunto delle storie a fumetti. Ho la predilezione per le storie degli altri, quindi questa è una cosa forse che è molto giornalistica. Mi va anche ogni tanto di raccontare storie mie che arrivano appunto dalla mia creatività, però io trovo che ci siano tantissime storie interessanti al di fuori di me nel mondo e basta solo magari allungare le mani e raccoglierle per farle nostre e che rappresentano uno spaccato di mondo e di vita che appartiene a tantissimi poi in realtà, quindi sembriamo sempre un po' tutti delle storie isolate, ma che in realtà una volta che le mettiamo in connessione, sono un po' le storie di tutti. Credo che la storia di Zlatan della sua giovinezza sia questo, è per questo che ho deciso di raccontarla. Quindi non mi sento per forza, infatti io di giornalistico poi in realtà ho poco, la mia scrittura non è giornalistica, è molto narrativa, è molto ariosa, però ecco sì, che mi affascinano le storie degli altri, mi affascina ascoltare le storie degli altri e poi raccontarle, perché io credo che nelle storie degli altri ci sia la storia di tutti noi.